Ciao, siamo i Beat Rockers, proveniamo da Bologna e questa sera siamo qui all'Ortosonico, ospiti dei ragazzi dell'Arci. Questa sera proporremo il nostro set, che è un set che va a unire le nostre due formazioni. Io provengo essenzialmente da una scena black, mi sono occupato di reggae e di hip hop, mentre lei... Io invece vengo dalla scena punk ed elettronica, avevo un gruppo di... punk, lo fai. L'unione di queste due di questi due gusti ha fatto sì che il nostro set venisse fuori qualcosa che è diverso sia da quello che piace a lei, da quello da cui proviene lei, sia da quello da cui provengo io. E fondamentalmente oggi proponiamo un set che spazia fra il breakbeat, l'elettronica, la new disco, big beat, con un occhio diciamo molto nord europeo, esatto, molto orientato all'Inghilterra, assolutamente sì. Per quanto riguarda le nostre esperienze nell'ambito musicale, abbiamo suonato, devo dire, veramente in lungo e in largo in Italia, quasi in tutta Italia. Abbiamo condiviso la console con realtà grandi o medio grandi, ovvero con Ghetto, Priestley, piuttosto che True Ingredients da Londra, e una cosa e una cosa che ci unisce ancora di più, oltre al progetto musicale, è il fatto che ci occupiamo per l'Italia della promozione dei Da Pistols, e questo ha fatto sì che producessimo delle date nelle quali poi abbiamo aperto anche i loro DJ set e i loro concerti. Per il futuro, per quanto riguarda quest'estate, abbiamo in previsione un festival in Puglia della durata di 3 giorni che si chiama Watch Out Festival, organizzato dai ragazzi che fanno resident al The Tunnel di Milano, e all'interno di questo festival ci sono 3 giorni in cui si alterneranno vari stili all'interno dell'elettronica, e come ospiti diciamo più importanti ci sono Annie Mac della BBC e i Nova Lima, che sono una realtà italiana che sta producendo un house che sta tirando bene in Europa. Per quanto riguarda l'invernale, sicuramente saremo riconfermati la realtà in cui quest'inverno ci siamo espressi, ovvero l'Arteria, e lì faremo Bologna, e sicuramente lì faremo almeno un sabato al mese, con l'idea comunque di portare sempre delle robe lì a far suonare, soprattutto dall'Inghilterra. Certo, suonare noi, proporre sempre nuove cose provenienti da proprio Europa, quindi collaborare con altri gruppi che ovviamente possono regalarci nuove influenze, nuove ispirazioni anche per progetti futuri, quali quello che abbiamo ancora degli anni. Esatto, che si vuole realizzare questo progetto per unire il DJ set a Gaetano, che suona il sax, e cercare di creare qualcosa di diverso piuttosto che il semplice DJ